Oggi mi trovo al Cad Burger, un locale situato poco fuori Roma, in compagnia di qualche birra per provare un panino consacrato a mio nome. So refreshing! Perché i titolari di questo locale situato a Ardea, fieri di usare prodotti a chilometro zero, come il pane che viene sfornato fresco tutti i giorni, la carne selezionata scrupolosamente e le salse casarecce preparate dalla cucina, hanno realizzato un nuovo panino chiamato Hungry Burger sulla base dei miei gusti. E quindi questo sarebbe il panino che dovrei mangiare oggi? No, Thomas, prima di presentarti il tuo Hungry Burger ti farò provare la nostra top 5 dei panini. Ammesso che tu ce la possa fare. Mi state forse sfidando? Beh, Thomas, ci tengo a precisare che i nostri panini hanno un peso abbastanza importante. Beh, sui 400 grammi, mica barzecole. 4, 8, 12, 16, 20, 2 kg, beh, dovrebbero starci nel mio stomaco. Ok, Thomas, allora incominceremo col nostro Glomo Original Smash. Buns fatto da noi, smash burger da 90 grammi, cipolla grigliata, 2 fette di cheddar, insalata, pomodoro e burger sauce. E taste test. OMG! Amazing! È veramente succoso! Complimenti, ragazzi! Grazie, Thomas. A voi, signori! È esemplare, ragazzi, cioè veramente, guardate che colori, guardate che spettacolo, la carne è perfetta, smasciata a dovere, il pane super croccante ma allo stesso tempo morbido, pane fatto in casa, giusto? Giusto, Thomas, però non c'è Daniele che è andato a fare l'impasto da un'altra parte. Peccato. E Daniele sarebbe? È colui che fa i nostri panini. Il terzo socio, quindi? Sì. Esatto. Cioè, guardate il sedere, non ho parole, veramente, non ho parole. E voglio aggiungere che il rapporto qualità-prezzo è veramente eccellente, considerando che ogni singolo ingrediente di questo panino è stato preparato dalla cucina. È così succoso che non occorre neanche bere la birra. Ultimo pezzo. Birretta so refreshing. E attendo il secondo panino. Ok, Thomas, adesso andiamo col secondo panino, che sarebbe il burger cheese. Buns fatto in casa, smash burger di 90 grammi, 2 fette di cheddar, cipolla grigliata, bacon croccante, insalata, pomodoro e burger sauce. E proseguiamo col secondo panino, questa volta dagli amici della telecamera B. Allora, anche questo è molto buono, ma l'Oklahoma fino ad ora rimane alla prima posizione. Non so, forse cambio idea perché mi è arrivata la salsa giusto ora. Voi mi odierete per questi continui focus, ma devo per forza farvi vedere l'interno. Cioè, guardate che spettacolo. Mi è esploso in bocca anche la pancetta croccante. Pancetta fresca, cucinata tutti i giorni, Thomas. E si sente. Poi il pomodoro e la lattuga, secondo me, ci stanno sempre alla grande in un hamburger. E comunque non vi ho ancora presentati, come vi chiamate? Mario. Francesca. I titolari di questo posto, presumo. Giusto. Insieme al buon Daniele che sta lavorando, almeno qualcuno. Purtroppo. Oh, Francesca, Mario, anche noi stiamo lavorando, eh. Giusto per voi a casa. Neanche due minutinetti per finire il panino, Thomas, complimenti. Eh, sai, Mario, quando una cosa è buona, scende di gusto. Oddio, morso. Secondo panino andato, attendiamo il terzo. Thomas, siamo arrivati al terzo panino, il nostro hot double smash. Buns fatto in casa, doppio smash burger 90 grammi, 4 fette di cheddar, cipolle grigliate nel barbecue e la salsa fighi di Mr. Pepper. Dr. Pepper? Ma non è una bibita? No, Thomas, è Mr. Pepper. Ah, Mr. Pepper, vabbè, andiamo a questo panino. Il terzo. Porca miseria, questo è veramente formaggioso. È arrivata la salsa e ve la faccio vedere, vediamo se ci riesco con questo focus. Allora, è leggermente piccante, non veramente proprio piccantosa, quindi mi piace. Allora, se vi piace il formaggio, dovete assolutamente provare questo panino, che a seconda dei miei gusti comunque, momentaneamente si piazza alla terza posizione. Thomas, ma te lo stai divorando? Spiego al mio nutrizionista domani, avrò il colesterolo alle stelle con tutto sto formaggio. A proposito di formaggio, faccio scarpette sul tavolo, non si sprecano calorie. Ultimo boccone. Faccio vedere un fazzoletto. Certo. Grazie. Pulisco anche il terreno da battaglia. Goccetto di birra. E terzo panino andato, fino adesso una passeggiata.
Penultimo panino della nostra top 5, Texas Double Smash. Buns fatti in casa, doppio smash burger da 90 grammi, 4 fette di cheddar, cipolle crude, bacon croccante e barbecue sauce. Presumo Texas perché all'interno c'è la salsa barbecue, appunto. Esatto, Thomas. Sono un genio. OMG! Amazing! Questo è veramente buono. Double smash, bacon, cheddar e salsa barbecue, appunto. Una combinazione perfetta. Francesca, cosa stai facendo? Ma fa venire fame. Sì, ma quel tramezzino è gigante. Tu c'hai i panini giganti, mangi i tramezzini giganti. Beh, ma quello non pesa sicuramente 400 grammi come questo. Comunque, Ninja, questo va alla seconda posizione. Il primo, l'Oklahoma. Oklahoma e Texas sono confinanti, giusto? Geografia è sempre andato male. Io ero bravo solo in ginnastica e in ricreazione. Francesca, Mario, fate i complimenti a Daniele perché la qualità di questo pane è veramente eccellente, eh? Grazie, Thomas. Sarà fatto. Il 90% del panino è fatto dal pane. Quindi le quote della vostra società sono suddivise 95-5? Sì, 90 è tutto di Cesca. Te pareva! Le donne vincono sempre. Sempre. Occhio, Thomas, stai lasciando delle calorie sul tavolo. Faccio scarpetta. Ma meglio? Così proprio. Tutto un buccone. Ho la mia batapirra. Quarto panino andato. Aspettiamo il quinto di questa top 5. Siamo arrivati all'ultimo panino, Thomas. Il chicken cud. Buns fatto in casa. Questa volta pollo marinato e fritto dal sottoscritto. Pomodoro, insalata e la nostra yogurt sauce. Chicken cud, presumo, perché appunto ricorda il nome del locale. Esatto. Sono un doppio genio. No, questa era facile. Mamma, il pollo fritto, Mario. Mio Dio. La salsa com'è? La salsa è perfetta e si sposa alla grande con questo pollo. Cioè, guardate la cottura, è perfetta! Ma anche le spezie che ho usato per condirlo. Eh sì, spezie selezionate da me. Allora, forse mi odierete, ma questo va alla prima posizione. Addirittura sopra gli smash? Ripensandoci bene, la prima posizione resta l'Oklahoma, ma questo vola alla seconda. Thomas, ma sei veneto, vero? Sì, perché? 5 panini e non ti sei bevuto manco una birra. Sai, oggi devo guidare, quindi non si beve durante la guida. Io bevo guidando. No, scherzo. E quanto pesa più o meno un patty di pollo? 200 grammi. Porca miseria. Il pollo è salutare. Beh, dipende dalla quantità. In questo caso ho già fissato la quota proteica. E ultimo morso. Quinto ed ultimo panino andato della top 5 e ora finalmente andiamo a gustare il panino per cui sono volato fino a Roma. Più che Roma, siamo in periferia, ad Ardea, Thomas, ad Ardea. Vabbè, paesi a parte, ecco a te l'Hungry Burger. Impasto buns dolce, triplo smash burger da 90 grammi, burro d'arachidi fatto da noi, marmellate e frutti del bosco e bacon croccante. Signori miei, questo è l'Hungry Burger con peanut butter e marmellata. Avete indovinato i miei gusti? Hai visto, Thomas, ti conosco troppo bene. Ho visto, ma spiegami una cosa, perché pane dolce? Perché è stato fatto con l'impasto del maritozzo. Adoro il maritozzo, è preciso che non lo mangio da veramente un sacco di tempo. E allora sbrigati a finire quel panino, perché c'è una bella sorpresa per te come dessert. Non dirmelo due volte, taste test. OMG, amazing! Il burro d'arachidi si sposa alle grande con la marmellata, il resto degli ingredienti, provare per credere! Mamma, che apoteosi di saponi! Cioè, guardate che spettacolo il burro d'arachidi. Questo si trova sul menù, giusto? Esatto, Thomas. Tutti i giorni, 365 all'anno. Tripla carne, questo pesa di più. Almeno 450 grammi. 450 grammi di dolcezza, perché appunto c'è la marmellata. Come ti senti avere un panino col tuo nome? Devo essere sincero? Vi chiederò la parcella o la commissione su ogni vendita. Dopo date vedere col capo, eh? Sono io. 90% delle quote. Francesca, dato che tu sei il capo, quanti panini ci sono nel menù di questo ristorante? Beh, grazie a te con questo panino siamo al 15°. E allora facciamo una cosa, se questo video arriva a 20.000 like, tornerò qui al Cud Smash Burger. Non a Roma, ma ad Ardea. Grazie della precisazione, per provare a mangiare tutto il menù, quindi lasciate like all'istante.
precisando che questa sfida sarebbe veramente interessante, visto che 15 panini del Cadburger avrebbero un peso di all'incirca 6 kg sulla bilancia. Ultimo morso. 6 panini spazzolati, più o meno 2 kg e mezzo di cibo. Quindi hai spazio per il dessert? C'è sempre spazio per il dessert, Francesca. Ecco a te, Thomas, il nostro dessert fatto in casa da noi. Maridozzo, fatto da Daniele, con panna e scaglie di cioccolato. Il tutto accompagnato da uno strano cocktail, che cos'è? È uno spritz a ribes nero, perché qua al CAD facciamo anche gli aperitivi, Thomas. E allora cinci sciocca, viva gnocca! So refreshing e molto gustoso. Però ora andiamo con codesto maritozzo fatto dal buon Daniele. Taste test. Porca miseria, se merita. E a voi cosa sembra? La gnocca. Ma che la gnocca, Mario? Maritozzo! Madonna, subito a pensare male. Francesca, Mario, rinnovate i miei complimenti a Daniele per l'impasto del pane. Pane che insieme alla qualità di tutti gli altri prodotti mi ha fatto gustare alla grande questa scorpacciata di Smash Burger, che vi consiglio vivamente di provare nel caso vi troviate nei paraggi di Ardea. Ultimo pezzettino. E Francesca, Mario, rinnovo i miei complimenti alla vostra cucina. Però Thomas, non ti alzi dal tavolo finché non finisci lo spritz? Tranquilla Francesca, lo finisco tra le camere spente. So refreshing.